svolgo l'attività di autista e quindi di trasporto dei malati, attività che viene svolta prevalentemente verso l'IRST di Meldola e quindi svolgiamo tratte di percorso da Forlì a Meldola o viceversa, oppure da Meldola verso comuni limitrofi, perché l'istituto oncologico. La motivazione nasce dal passato, è una motivazione personale, affettiva, un episodio che era rimasto nella mia memoria e quindi entro anche nel tipo di attività che svolgo. Mi riferisco a una grande realtà, a una grande metropoli, quale Roma, un parente, cara persona a cui ero molto molto legato, che viene colpito appunto da questa malattia. Deve svolgere cure oncologiche e non esiste o comunque non è così fruibile come invece nella nostra realtà la possibilità di essere accompagnati per svolgere queste cure. E quindi questa persona si deve recare ogni 2 settimane prestare le proprie cure presso un ospedale che si trova a 2 ore, 2 ore e mezza di auto dalla propria abitazione. E questo percorso lo deve svolgere, lo deve percorrere, voglio dire, da solo. In occasione di una delle ultime cure, dopo appunto il trattamento, viene colto da un infarto fulminante proprio mentre è alla guida del suo autoveicolo. E questo episodio mi aveva molto colpito e poi rimane comunque spesso in noi un qualcosa che è latente ma che ha bisogno magari di una scintilla, di un momento in cui prendi la decisione. Il momento accade alcuni anni dopo, nel 2016, casualmente sono all'ospedale di Forlì e vedo un volantino dove si cercavano autisti proprio per questo tipo di servizio a favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo. E quindi inizio questo percorso che tuttora svolgo con umiltà, ma insomma anche con grande soddisfazione personale. Esci dal tuo mondo di lavoro e diventa anche questo un momento di lavoro, è un altro lavoro. Però è un lavoro che viene fatto veramente sempre con spirito, con entusiasmo, devo dire. Quello che ho notato nel corso appunto degli anni è stata per esempio la presenza anche di tanti giovani volontari. Spesso erroneamente si pensa che il volontariato sia un'attività che viene svolta un po' nella terza età da parte di persone che non sono più nell'ambito dell'attività lavorativa. Invece ho riscontrato tante persone che trovano il tempo anche durante la propria attività lavorativa di dedicarsi a questo tipo di attività. Devo dire che mi sembra molto importante farlo notare. È un'attività semplice, apparentemente anche molto modesta, se vogliamo, però è molto apprezzata dalle persone. Vedi veramente uno spirito di, si può dire, di amicizia, di riconoscenza per quei pochi momenti che si passano insieme in questo breve tragitto. Posso dire che è un'esperienza assolutamente positiva, a cui tengo. Che voglio continuare nel tempo, che consiglio a tutti, si tratta di trovare alle volte, io l'ho chiamata la scintilla, cioè quell'episodio, quella motivazione che rende una cosa che è latente in ciascuno di noi e la rende attuabile. Non pensiamo che si debba dedicare troppo tempo, perché basta veramente anche poche ore alla settimana.